Ed eccoci qua, ben ritrovati. Abbiamo salutato anche la dottoressa Tamagno che ci ha fatto entrare in questo mondo meraviglioso che sarà Euroflora 2022, che vi consiglio davvero di andare a vedere. Già i biglietti sono ticket online, mi raccomando, perché sarà spettacolare. Adesso, dopo tante notizie brutte e tristi, avevamo bisogno di sorridere, farlo in maniera anche intelligente. E allora io direi, Camilla, mi agevoli un filmattino così poi presentiamo la nostra prossima ospite. Vai Camilla, grazie. Ragazzi, eccola, Simona Garbarino, attrice di teatro, di cinema, di televisione, poetessa e chi più ne ha, più ne metta. Buongiorno Simona. Buongiorno, buongiorno a Come tutti, stai buongiorno tanto? Ti vedo Franco. in piena forma, Insomma, smagliante, con questi capelli bellissimi. sempre peggio Ma no, ma direi. sei veramente... Quante volte cambi colore, Simona, dei capelli? Ma ti direi una volta al mese probabilmente, finché Secondo non mi me anche... cadono, finché reggono, faccio Come ti questo. invidio, guarda quanti ne hai. Allora, Simona, tanto grazie, è un po' che non ci vedevamo, mi ha fatto veramente piacere rincontrarti, lei è sempre molto molto gentile e accetta sempre alla prima. Abbiamo bisogno di Grazie ridere tanto, di ritornare a ridere e a farlo con cose belle come quelle che fate voi, insomma, in questo straordinario sitcom che ormai abbiamo imparato a conoscere tutti, Sensualità Corte con il grande Marcello Cesena, ricordiamo con Marcella Silvestri, Mauro Pirovano, Francesco Faiello, Fabrizio Lopresti e tanti altri, e ovviamente Simona. Simona, insomma, tanto nasce, l'abbiamo detto più di una volta, dalla grande intuizione di Marcello, trova questo gruppo straordinario e date vita, insomma, a questo che ormai è diventato un appuntamento con madre. Ma un appuntamento che stupisce anche noi, nel senso che noi, come tu sai benissimo e come anche i nostri fan sanno, lavoriamo insieme dal 2005. Una vita. Una vita, e sembra una roba pazzesca perché insomma è un format davvero che è iniziato così per caso Si e dice sempre anche così, per però. caso, con delle idee sparse, con anche un no da parte della Jalapas, perché inizialmente la puntata zero non piacque, Ok. e invece poi partì questo delirio, io lo definisco delirio, che però si è molto trasformato nel tempo, perché se noi guardiamo le primissime puntate e arriviamo ai giorni nostri, davvero c'è stata un'evoluzione Com'è stilistica, se giusto che sia, vogliamo, come è Simona? giusto che sia, però. Io, ecco, io non avrei mai scommesso su una longevità di questo tipo, perciò, ma nessuno di noi, perché anche Marcello penso che la pensi così. E poi abbiamo scoperto, insomma, di essere anche seguiti non solo da un folto pubblico, ma anche apprezzati da persone che io stimo Tantissimo. tantissimo. Parlo di, tanto per dire, due persone che ci seguono costantemente, anzi tre. Una è Mina, E beh, hai detto nulla? E l'altra è Paola Cortellesi e l'altra quindi? ancora è Virginia Raffaele. Tre Però tra i io non mi tanti, eh. stupirei più di tanto, perché quando parlavi di evoluzione, tanto qui vediamo un po' tutto il gruppo, la bravissima, straordinaria Marcella anche, e anche Meravigliosa, Mauro Pirovano e tutti gli altri, certo. ecco, c'è stata questa evoluzione, tant'è che è diventata poi anche una corte nera Sì, fondamentalmente, terrore. sì. E, senti, però io non mi stupirei più di tanto, perché siete bravi e ve lo meritate. Ma io sono stata molto fortunata, devo dire, e non lo dico per Tu piaggeria, sei ma lo sempre molto dico. modesta, non è vero No, invece, no, sei no, brava, ma dai. Franco, davvero, davvero, perché ecco, considera che io ero una fan scatenata dei Broncovitz. Quindi è stato un po' un tuo sogno, no? Alla fine. Cioè, io ho sempre seguito i Broncovitz, quindi insomma, noi Ma scusami, sappiamo. alla fine Marcello, come ti aveva poi... Allora, Avevi fatto un Marcello. casting, Allora, qualcosa? sì, mi ha segnalato il casting Mauro Pirovano, perché all'epoca Mauro mi aveva visto in teatro, io facevo i Manesi per Maiana Come Figgia, no, certo. facevo la parte della Gigia, tra l'altro. E mi danno sempre queste parti un po' volitive. E mi segnalò appunto il casting, Certo. per cui io andai molto riluttante, perché non mi sentivo
abbastanza all'altezza. Okay. E quindi andai a casa di Marcello. Marcello mi fece un breve colloquio, mi fece lasciare un paio di fotografie, perciò non fu un provino non era vero e una proprio. Prova quindi su parte piuttosto che era parlammo, solo un parlammo. E quindi uscì da casa sua come dire con le con poche speranze, sì, no? Nel senso che figuriamoci se poi mi chiamano, ma nemmeno per idea. Poi invece fu Mauro che qualche giorno dopo mi telefonò e mi disse: ma ti ha chiamato Marcello? Perché guarda che ti chiamerà. E dico: no, guarda, non mi ha chiamata e ne mi chiamerà. E invece il giorno dopo mi chiamò e mi disse: tra due giorni siamo sul set. A me ha preso un colpo, perché mi sono sempre sentita, questo lo devo dire davvero con grande onestà, sì. Mi sono sempre sentita molto inadeguata rispetto alla grandezza di Mauro Pirovano, di Marcello Cesena, di Marcella Silvestri, dei miei compagni di lavoro. Mi sentivo un po' così un pesce fuor d'acqua e poi invece si è costruita pian piano. No, però adesso senza nulla togliere a nessuno si è diventato poi parte integrante, il cardine di questo straordinario appuntamento che ci fa sempre tanto tanto sorridere. È un personaggio forte. Eh sì, ma difficile anche da fare perché si cade nella macchietta se non lo sai fare, invece tu lo fai davvero in maniera straordinaria e sai che lo dico con estrema sincerità. Grazie. Simona, sotto il tuo nome e cognome hai visto No L'Impact, il sì. Teatro e vita, ti ci ritrovi? Anche se adesso un po' più... Sì, potrei dire anche la vita è teatro, forse, no? Sì, potremmo anche... Potremmo invertire proprio questa frase, perché che io viva per il teatro, questo non lo posso dire. Ok. Ma che mi sia resa conto alla mia età che la vita è un teatro continuo... Quello sì. Questo sì, ma questo non credo che di aver fatto una grande scoperta in realtà. È una constatazione, insomma, ti fa riflettere un po' anche sulle sfaccettature della vita. No? Simona, naturalmente nelle immagini che scorrono già dietro di noi vediamo solo la parte quella bella, sorridente e quant'altro, ma vogliamo dire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quanto lavoro c'è dietro solo una scena con un Marcello che non è un colonnello di ferro di più? Allora, c'è tantissimo lavoro, come hai detto tu, e anzi ti ringrazio per la domanda, perché... siccome gli sketch sono sempre molto ridotti, no? Si riducono a 3-4 minuti sì, al massimo, poi è tutto condensato poi in quello, devi i tempi dare tutto televisivi lì. Sono questi. Certo. Noi dobbiamo dare il massimo, ma questo massimo di 3 minuti significano 10-12 ore di lavoro. Pazzesco. Dal punto di vista attoriale, a volte 8, a volte trucco, 9. Trucco, parrucco, costume, mamma mia. Poi c'è tutto il lavoro senza il quale saremmo veramente niente. Dei nostri tecnici, delle nostre truccatrici, perché ce ne sono state tante truccatrici negli anni, sì. C'è un lavoro immane, cioè sì. Un lavoro che parte dalla mattina fino a sera. Assolutamente. A volte per più giorni, a volte per... però ecco, una puntata di un paio di minuti, ecco. Di 3 minuti, richiede una giornata intera. Pensate, di lavoro. Immaginatevi quindi... la mole di lavoro. Sì. Senti Simona, ricordiamo anche naturalmente che questo gruppo poi è nato e si è amalgamato, come dicevi te, negli anni e poi creando davvero un bel gruppo di lavoro. Mi sembra di capire che state veramente bene sul set, per quanto poi ci sia stanchezza, qualche volta ovviamente anche qualche piccolo malumore ci può essere, ma poi alla fine il prodotto è lo portante. C'è un legame tra di noi, direi affettivo e sì, che va oltre, non il set, che va oltre, perché poi è chiaro quando certo. Gli attori lavorano tanto insieme o si detestano oppure si creano delle relazioni amicali. Mm-hmm. E questo avviene, è avvenuto. Non dico, ecco, non voglio usare il termine siamo una grande famiglia, perché quando sento questa frase mi viene veramente. È un po' tanto scontata e tanto usata. È un po' tanto usata. Anche abusata. Però siamo persone che stiamo bene insieme, certo. Ci stimiamo e ci ascoltiamo, questo sì. Simona, tra le tue passioni c'è anche la poesia, tant'è che stai sì. Anche coltivando un bel progetto in essere, di cui ancora insomma è in stato embrionale, ma ci auguriamo possa vedere la luce, prego. Ma dunque sì, mi sono messa a scrivere un po' per esigenza personale, come accade in queste situazioni, mm-hmm. Perché mi sono appassionata di scrittura autobiografica, raccolta biografica, andando a studiare ad Anghiari, quindi poi ho scoperto questa mia vena
che non so se è una vena, ma comunque un bisogno. In questi due anni, permettimi se ti interrompo, Simona, è uscita un po' la vena di tante persone. Forse tu hai tirato fuori questa, è possibile? Sì. O forse la maturavi già? Non è nata nel periodo pandemico, però, ma pre-pandemico sicuramente. E poi si è amplificata? Poi si è sviluppata, perché poi ho cominciato anche su Facebook a tenere proprio un salotto poetico che si chiamava La finestra sull'anima, e l'ho tenuto per un anno, proprio nel 2020, come aggancio, perché intuitivamente ho pensato che la poesia potesse essere, un mezzo, ecco, per ritrovarsi. Assolutamente. E poi la poesia è diventata e sta diventando un po' una mia priorità. Non escludo che ci siano, come dire, anche degli sviluppi ulteriori sul piano teatrale. E infatti ti stavo chiedendo questo. C'è un po' di carne sul fuoco? C'è un po' di carne sul fuoco, perché casualmente nell'ultimo anno ben tre musicisti mi hanno chiesto di mettere in musica le mie poesie. Le tue poesie, bello. Questa cosa mi interessa, mi preoccupa, però è una sfida ed è una cosa che vorrei... E a te le sfide piacciono, eh? A me piacciono le sfide, però insomma sono sempre lì sul filo del rasoio. Devo stare attenta a non strafare, soprattutto a fare cose... Senti, so che non si fa, ma te lo chiedo lo stesso. Sì. Chi ti fa ridere al giorno d'oggi nel mondo del cabaret o comunque della comicità? Senza voler, quasi un paio di nomi, se qualcuno veramente... Tu hai citato già la Cortellesi, che mi sembra di capire che lei... Io devo assolutamente fare questi riferimenti, perché Virginia Raffaele penso sia un mostro di bravura. Anche per la sua ecletticità, no? Molto eclettica, e poi è una persona che incontri a livello umano. Giusto. Non è la diva della situazione. Bravissima. E stessa cosa mi è capitata con Paola Cortellesi, che ha voluto incontrarmi quando girò qui a Genova l'anno scorso. La Fiction. Faceva la Fiction, Petra. E mi volò addosso come se io fossi la diva del momento, quando la diva del momento... Ma guarda madre sei un mito, per la gente, madre. Io infatti quando ho detto domani avrò Simona Garbarino, ma no, non è possibile, fatti fare l'autografo. Però credimi, lei è sempre troppo modesta, ma lo dico davvero così. Però Simona, tu al di là di tutto c'hai un bagaglio mica da ridere dietro, fai queste cose qui, grazie. Ma a teatro ti abbiamo visto. Senti, come facciamo sempre prima della fine dell'intervista, chiediamo ai nostri ospiti: qual è il tuo augurio personale in questo preciso momento della tua vita per tutti? Io so che può essere una domanda molto roborante, però prego. Ma l'augurio intanto è che le persone che sono al potere si rendano conto, riescano un po' a toccare la loro umanità, se ancora in qualche recondito, nascondiglio dell'anima la trovano, perché abbiamo bisogno di sicurezza, di serenità, di umanità, di poesia, perché la poesia è umanità, prima di tutto, e mi sembra che queste coordinate molti personaggi forse le hanno smarrite o non le hanno neppure mai possedute. Per cui io mi auguro che si rendano conto di quello che sta accadendo, forse non se ne rendono conto. Chiudiamo, io mi ricordo che l'ultima intervista che feci a Simona ci eravamo messi d'accordo, ovviamente, che alla fine io la ringraziavo sbagliando il suo nome e cognome, dicendo il nome di un'altra attrice. Lo rifacciamo di nuovo oggi, perché farebbe piacere che tu mi chiudessi con Madre per i nostri amici un secondo. E allora io davvero ringrazio tantissimo per essere stata con noi, Simona Ventura. Prego. Scusa, ho sbagliato, scusa. Maledetto! E qui. Simona Garbarino con noi, è stato un piacere, un bacio, auguri di tutto, salutaci voi, Marcello, davvero, Franco, davvero. Rimani ancora pochi istanti con noi, pubblicità, e tra qualche istante sarà con noi un attivista di Friday for Future, questo bel movimento di questi ragazzi giovani, per davvero, come diceva Simona, provare a cambiare questo mondo e diventare tutti un po' più umani. Francesca Ghio sarà con noi, grazie. Grazie, Franco.